Io chiamerei allora Mino Girolamo Sperafico, per gli amici Mino, quindi per tutti noi Mino, giusto? Possiamo Mino. Allora, Mino è insegna pedagogia sociale all'Università Cattolica, ma come vi dicevo, come tutti i nostri accademici questa sera, è anche un uomo che è impegnato direttamente nella costruzione di buone esperienze nella società. Allora, a lui spetta il compito di commentare il terzo punto che, come potete leggere, si chiama Guida il cambiamento. Allora Mino, guidaci verso il cambiamento. Beh, ci provo. Grazie Antonio, grazie a tutti. Il sottotitolo era Ispira, motiva, incoraggia, organizza. Io l'ho tradotto in quattro verbi che ora vi dico, che sono desiderare, mettere al mondo, prendersi cura e lasciare andare. Sono quattro verbi non miei, a cui io sono approdato dopo un percorso, un lavoro, proprio in un'organizzazione che si chiamava Exodus, peraltro, come educatore prima, poi come pedagogista, di persone che avevano scelto di non vivere, quindi ex tossicodipendenti, carcerati, minori, tuttora ho relazioni con loro, e lì lo slogan era o ci si salva tutti o non si salva nessuno. Sembra una escursione fuori dal nostro mondo, ma non è così. L'uomo all'estremo ci insegna molto. Pensiamo a Bion, che è rimasto ancora lo psicologo non superato da nessuno sui gruppi, o Donata Francescato, che diceva qualche tempo fa ai leader di andare una settimana in carcere e vedere cosa significa conoscere le emozioni. Ma siamo in un altro mondo adesso. Questi quattro verbi, provo a scandirli appunto, perché ci danno un tempo, una scansione e un modello. Desiderare riprende il concetto di luce, di io desiderante. Bruscaglioni, piuttosto che Steve Covey, Covey dice partire con la fine in testa, Bruscaglioni, il nostro formatore che ha portato il self-empowering in Italia, diceva che bisogna attivare l'io desiderante. Però il desiderio non è una cosa solo bella, il desiderio è pensare qualcosa di diverso da sé, è stare in un inverno e pensare la primavera. Il desiderio non è una cosa solo dolce, è una tensione a trasformare e a trasformarsi. Questo è il primo movimento. Se non c'è desiderio, che poi potremmo chiamare altre cose nelle imprese, è difficile arrivare al secondo momento, che è mettere al mondo. Mettere al mondo significa mettere a terra, usiamo, no? Nelle organizzazioni. Significa vedere un germoglio, significa riservare un po' di tempo per elaborare un prototipo alle persone che noi stiamo guidando. Passare dai verbi vorrei, al condizionale, al faccio, e stringere con le persone un accordo misurabile, io dico, cioè un obiettivo verificabile. Il terzo verbo è prendersi cura. Dice, beh, questa è una cosa bella, sociale. No, è prendere sé nella cura, prendersi cura. Significa un lavoro a perdere, fondamentalmente. Significa far crescere l'autonomia. Significa accettare l'errore della persona di cui ci si prende cura. Misurare la fedeltà. Fedeltà significa fede, significa corda. La fedeltà anche quella non è una cosa solo bella o solo brutta, è una corda la fedeltà che ti trattiene quando stai andando fuori. Tutti questi primi tre verbi devono essere correlati, cioè il tuo desiderio, il tuo mettere al mondo, il tuo prenderti cura. E alla fine, l'ha già detto Ivana prima, il quarto verbo non scontato è lasciare andare, che significa non lasciar cadere, non lasciar perdere. Quante volte i nostri progetti, iniziativi, poi le lasciamo cadere o li lasciamo perdere. È il contrario, significa proprio cedere nel senso tagliare, significa far vincere la libertà. La persona che ha declinato questi quattro, un gruppo di persone, al vertice c'è un sociologo ancora una volta, che è Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. Io sono un pedagogista e resto un pedagogista, mi occupo di accompagnare le persone al cambiamento. Dice su questo verbo, cita Jessica Benjamin, una psicanalista, che dice che il vero godimento della mamma è vedere il bambino che cammina da solo.
Il resto è accanimento, è controllo, è controllo fondamentalmente. Provo a ripeterle, quindi: desiderare, mettere al mondo, prendersi cura e lasciare andare. Sottolineo due altri aspetti, torno nel mondo sociale. Fondamentalmente oggi la leadership è un noi, non possiamo pensare, un uomo solo al comando, io sono ok, tu sei ok, cioè tutto il neo-management degli anni 90 non funziona più. La leadership è un noi, una comunità, compresi gli errori che gli altri possono compiere, e a quel punto è necessario ripartire dalle fratture, a volte dai traumi, dagli errori che si commettono. Quindi la leadership, secondo me, oggi è un noi. E un'altra cosa un po' difficile, per complessificare ancora tutto, la leadership è imperfetta fondamentalmente, come tutte le cose della vita. Io dico, mi hanno insegnato che la leadership sta nel caos e lo accetta, non lo controlla, accetta le zone fragili di sé e degli altri, accetta di stare nel conflitto, fa i conti con i killer interni. Quindi non possiamo guidare il cambiamento di altri, se però abbiamo questo talento, non sappiamo perché ce l'abbiamo questo talento, se nessuno diventa leader in modo programmato, ci si trova lì delle volte. Ecco, ho finito, quindi io mi tolgo da questo spazio e vi ringrazio. Grazie Mino, grazie.